Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75, sono appena arrivata da fare la spesa e dunque questo sarà uno svuota la spesa Carrefour! Tra l'altro venerdì e domenica inizio a lavorare, quindi vediamo come sarà, a pulire al Carrefour. Allora, iniziamo con le cose così tiro via perché ho fatto un spesone, 100, poi ve lo dico, 100 qualcosa. Allora, ho preso quattro piccoline naturali perché viene sempre un amico del Mati, così ognuno si beve la sua bottiglietta e boh, e frizzanti del Mati 6. E poi invece per me ne ho prese 4 naturali grosse e 3 frizzanti. Stavolta ho preso quelle del Carrefour, tanto si sgasano lo stesso tutte, c'è niente da fare. Allora, chissà se trovo quella dei tonnellati. Forse qua, speriamo che sia qua. Allora, ho preso 5 confezioni di tortine, quelle del Mati che vi dico sempre. Allora, sono andata a guardare. Allora, praticamente, se io gliene do 3 alla volta è come se mangiasse mezza brioche, dunque va benissimo. Ne mangia 3 la mattina e 3 al pomeriggio, è come se mangiasse una brioche in tutto il giorno praticamente, dunque va benissimo. Allora, ho preso 2 confezioni di ravioli perché erano in offerta a 1,99, che sennò costano carissimi questi qua della Fini, quelli che sapete che piacciono a me, Mati, funghi e provolone e pancetta e grana, che proprio ci piacciono tantissimo. Però le ho prese e ho detto, tanto hanno sempre una scadenza lunga. 2 di prosciutto per far merenda o qualche sera, così magari una piadina quando arrivo tardi dalla farmacia, sempre l'usello. Ecco qua, così almeno li posso mettere subito via. Guardate, sì, è tutto qua. Non ho preso molto di quello della fine, però. Allora, 2 di quegli hamburger del Mati al salmone. Dei bastoncini che mi ha chiesto mamma, ma li prendi una volta, allora così una sera glieli faccio. Dei fagiolini come contorno insieme ai bastoncini e delle carote come contorno insieme agli hamburger. Aspettate che metto via, che sennò. Io di solito quando vado a fare la spesa faccio già pressappoco i conti di cosa mangeremo tutta la settimana. Faccio già, oh, di solito noi se a pranzo mangiamo il primo, alla sera mangiamo il secondo col contorno, o viceversa, se a pranzo mangiamo il secondo col contorno, alla sera il primo, tipo al martedì che faccio prendo la pizza, allora a mezzogiorno faccio il secondo col contorno. E così allora cerco sempre di averli calcolati. Una sera per esempio voglio fare le polpette che ho già macinato e le farò con le patate al forno. Una sera faccio gli hamburger, una sera faccio i bastoncini, una volta con i fagiolini, una volta con le carote, così almeno ho già i contorni. Poi mi sono presa il salmone per me, che io lo stramo questo qui, e quando il pezzo è così, però non quando è il bordo, quando è il pezzo centrale mi piace. Poi le sottilissime, queste qua di pollo, che così anche queste ce l'ho per emergenza, non si sa mai. Guardate almeno. Poi ho preso dell'aceto, non l'avevo finito ancora, però a me piace sempre averla scorta. Io prendo sempre questo qua della Conti, che è stra stra buono, di mele. 2 confezioni di mozzarelline, perché voglio fare l'insalata di riso. Una sarà per l'insalata di riso e l'altra invece stasera torno dalla farmacia, arrivo tardi, mi faccio le friselle e gli metto su un paio di mozzarelline. Quelle che rimangono le userò poi per l'insalata di riso. Dei booster bastano per 2 volte a fare l'insalata di riso, questi che sono, aspettate che ve lo dico, 100 grammi alla confezione. 4 limoni, serve sempre per il pesce. Poi questi che li abbiamo presi una volta ci sono piaciuti tantissimo, sono dei gnocchettini piccolini, chicche di patate e sono proprio buoni da mangiare così col pomodoro, magari un giorno che arrivo tardi da lavoro. Poi del burro, il solito che prendo io, questo qua bio che è super, e
tre confezioni di biscottini, ma mi sembra che ne ho ancora. Biscottini, li chiamo io, sono i biscottini. Quando dico Jay, vieni che ti do i biscottini, sono questi. Se no, poi hanno le crocchette. Stavolta li ho preso, vabbè, formaggio, tacchino e pollo, giusto. Andiamo avanti con le borse. Ah, questa è tutta verdura, la faccio dopo. Che peso. Ho preso un sacco di roba, però. Allora, uno di riso, anche se ne avevo ancora, però così ce l'abbiamo. Una confezione di cialde, sono a metà, ho detto ma prendiamone una da tenere da sicurezza, sempre a sicurezza. Zafferano perché non ne avevo proprio più, è già due o tre volte che lo volevo prendere, me lo dimenticavo. Non lo sto facendo il risotto, però metti che una volta viene freddo, che non riesce a farlo, lo faccio volentieri. Le altre due che vi ho detto, delle brioche, che ne ho prese 5. Poi le olive ho preso. Ah giusto, un'altra confezione di biscottini, questi sono quelli doppi, formaggio e pesce, che strapazzo va Jay. Poi queste qua, quelle verdi snocciolate, ho preso la scatola perché 1,39 questa qua e 1,49 quelle nere. Ecco, ah, 1,39 quelle verdi e 1,49 quelle nere. Perché ho preso queste? Perché tanto io le apro, lascio il loro liquido e le metto in dei contenitori miei. E così risparmio, perché le confezioncine, quelle piccoline che mi vedete della Ponti, o Ponti o Saclar, non mi ricordo più, bastano per una volta, ma ci stanno parlando che c'è dentro 5-6 olive. E ho detto, prendi questo, che così ti durano di più e risparmi Cristina. Poi ho preso dei pisellini perché una sera, un giorno, vediamo quando non sarà troppo caldo, vorrei fare lo spezzatino. E allora c'ho, perché c'ho la carne per farlo. Poi ho preso quello per il bagno, questo qua, Ocean, fa un buon profumo. Pancetta, questa sempre per due volte. Poi mi sono presa, lo sapete, questo qua, l'avevo finito, mi è durato due settimane. L'olio, perché anche questo non l'ho finito, però olio aceto, soprattutto adesso d'estate, è sempre buono averlo. Vino, perché l'avevo proprio finito, avevo fatto l'ultima volta le scaloppine e non ne avevo più. Dei guanti, ho preso questi qua della Spontex, questo effetto seta, vediamo se non mi dà un fastidio, per me dentro mi dà sempre un fastidio. Tovaglioli, stavolta ho preso un giallo scuro. E sempre l'arranciata, perché la San Pellegrino era sempre in offerta anche oggi. Una confezione di tonno, la polpa che stasera mi servirà poi per farmi la frisella. Poi ho preso, l'ho ripreso perché è veramente veramente buono. Questi prodotti qua sono della Carrefour e sono gli Essential, praticamente come se fossero un po' più di qualità. E questo qua è veramente buono perché non lascia le macchie bianche sulle maglie nere, perché il problema dei deodoranti, quelli a roll così che si mettono, è che lascia sempre quell'alone bianco. Ecco, questo non lo lascia. Poi questi che io mi sto trovando benissimo e costano un quarto di quello che costano Tampax e OB mi sembra che si chiamano, e ce n'è dentro 32, ciclo super regolare. Poi mi sono presa mezza anguria, che io la amo l'anguria, e prendo questa qua nera, questa qui, perché è veramente buona questa anguria qua, è dolce, c'ha pochissimi semi e mi piace proprio un sacco. È il primo anno che la prendo, non l'avevo mai presa. Poi ho preso due confezioni di pomodorini datterini, perché un po' sempre per stasera per mettere la mia frisella, e il resto poi lo utilizzerò per l'insalata di riso. Frutta, tanta frutta, la Cristina piace la frutta. Ma anche io molto, ma la mamma sì. Poi ho preso dei peperoni, che vorrei fare una specie di peperonata il giorno che farò lo spezzatino. Un melone
e io non lo metto mai il prezzo sul melone, lo vado a mettere sempre su un altro sacchettino. Vedete qua, ce ne sono due prezzi. Io vado sempre a metterlo su un altro sacchetto perché dal melone, l'anguria, così salta via il prezzo. E per non rischiare che arrivo alla cassa e mi dicono: oh, non è prezzato, e devo tornare. Infatti gli dico subito, appena lui, gli dico: guarda che il prezzo del melone è su un altro sacchetto. Poi ho preso 5 pesche gialle, 5 pesche noce, 5 pesche bianche e 5 kiwi. Ho detto tutto. E per ultimo il detersivo dei pavimenti. Questo qua, sempre dell'Essenza, che vi ho detto, dei prodotti della Carrefour. Questo qua è al limone. Vediamo un po'. Buono. Che io, sapete, lo vado a mischiare o con l'ammoniaca o con la candeggina. Dipende quel giorno come lavo i pavimenti. Adesso, ragazze belle, dopo che vi ho fatto vedere tutto, vi dico anche quanto ho speso. Ho speso 123,64, però avevo un buono da 5 euro, dunque ho speso 118,64, però ho accumulato un sacco di punti e adesso siamo a 3.643. Quando arrivo a 4.000 ho diritto a 20 euro di sconto e non è per niente male. Poi vicino, vedete, bene o male quello, io su pressa poco e sono sui 100 euro, 100 e qualcosina alla settimana, è quella la cifra che spendiamo io e il mate, 100, dunque sono sui 400, 450, dipende poi se c'è magari shampoo, tutte quelle cose lì, ma se no la media è quella, un 100, un 110 euro, probabilmente se andrei tipo all'Eurospin, alla Lidl, in quei posti li spenderei molto meno, ma dovrei pagare la benzina o altrimenti andare a piedi e sarebbe impossibile. Dunque, accontentiamoci del Carrefour e cerchiamo di seguire le offerte. Ciao ragazze!